Premio Biella Letteratura Industria 2013, l'incontro tra il mondo della produzione e quello della cultura. Un mix di sensazioni e di lavori che mettono in evidenza due mondi operosi in grado di interagire tra di loro. Fare impresa e raccontare il luogo del lavoro, come lo stesso muta nel corso del tempo. Ne viene fuori uno spaccato particolare in grado di raccontare come il distretto produttivo italiano si stia evolvendo. Un grande interesse per i giovani, presenza di giovani, non soltanto tra i giurati, sono i premiati, quello che era il concorso delle scuole, ma anche i premiati di quelli che era il concorso ufficiale, il concorso quello della letteratura industria. Quindi, e quando c'è stato il dibattito finale, i relatori hanno sottolineato questo messaggio che si poteva dare ai giovani, questa speranza che si ha nei giovani e queste proposte che vengono fatte. Quindi mi sembra che questa apertura verso un domani più promettente sia già una buona conclusione della serata. Quest'anno hanno partecipato più di 50 ragazzi all'iniziativa, siamo molto contenti di questo successo. E anche lo spirito di gruppo dei ragazzi emerge, perché tanti hanno lavorato insieme, quindi anche questo è un altro aspetto formativo molto importante, il sostegno del progetto da parte dei giovani negli anni a venire, che diventi un appuntamento riconosciuto e atteso durante l'anno. E i libri che sono entrati nella Cempina quest'anno affrontavano tutti in prospettive con stili diversi il tema centrale del premio, che è il tema del lavoro nel presente, molti e in particolare quello che poi è stato il vincitore, andando a recuperare nel passato recente del nostro paese gli elementi di crisi ma anche di opportunità del lavoro di oggi. Noi riceviamo tantissimi libri tematici, questo è un premio tematico naturalmente, quindi i libri che ci arrivano sono, come dire, condizionati dal tema, dall'argomento. Di solito scegliamo libri che siano coerenti con lo scopo di questo concorso, cioè quello di raccontare il mondo del lavoro, raccontare l'industria nelle sue trasformazioni. E succede che noi ci troviamo di fronte a scritture variegate, di vario genere, e tendiamo a comporre una cinquina che rappresenti quanti più possibili generi ci siano in circolazione riguardo questo tema. Il libro che poi vince è il libro che assomma le migliori qualità, fa una media delle qualità dei cinque libri. È stata un'esperienza eccezionale, ma soprattutto perché il premio era interessante. Siamo passati dal colore delle tinture, sia nella sua veste direi chimica, sia nella sua veste più poetica. Siamo arrivati a un dibattito sulle caratteristiche fondamentali per fare gli imprenditori in modo saggio oggi, e anche una lezione importante che è la capacità di imparare dai fallimenti. Allora, qui oggi da questo punto di vista stiamo parlando di un successo, e quindi da questo punto di vista abbiamo poco da imparare, ma sicuramente essere premiati dai carcerati, come diceva il professor Gasparetto, sviluppano nel carcere una sensibilità, un desiderio di evasione anche mentale, oltre che forse quella fisica, è stato toccante. E quindi insomma il bilancio di questa esperienza è non solo positivo ma straordinario. Abbiamo insistito in primis sulla presenza dei giovani ben educati, è un po' il concetto di tornare ai fondamentali, cioè non buttare la carta per terra per evitare che i tombini si intasino e poi che i fiumi straripino. Cioè la logica delle volte è molto più semplice di quanto possiamo immaginare. Altrettanto come imprenditori è emerso assolutamente il valore dell'educazione, il valore delle cose semplici, il valore di persone che sono oneste, che ti guardano negli occhi, che non ti tradiscono, e questo non solo rendono vincente un'impresa ma alzano molto la qualità della vita di coloro che sanno circondarsi di persone che hanno queste prerogative. L'aspetto più importante è rispettare le regole, questo a 360 gradi. L'italiano è geniale ma ha la ritrosia per la regola. Questo è molto importante perché tutto diciamo il welfare e tutto il sistema sociale si basa su un approccio corretto verso la fiscalità.
da questo tipo di situazioni ecco che si può originare l'impresa virtuosa, cioè l'impresa che destina gli utili a crescere e a diventare ancora migliore. Quindi ancora una volta è fondamentale, cioè il rispetto della regola che serve fondamentalmente per crescere e come persone e poi di fatto come organizzazione complessa, cioè un'impresa. Grande spazio anche al mondo della scuola. I ragazzi sono stati protagonisti attraverso i loro racconti sotto forma di audio e video di scrittura. Noi ovviamente abbiamo intervistato i vincitori. È sicuramente stato un concorso motivante, perché quando ho letto subito la consegna ho collegato gli spazi nel biellese, quindi il lavoro biellese, al tessile. E quindi gli spazi di lavoro biellese per me sono diventati spazi di lana, che è appunto il titolo del mio operato video. E da lì ho steso un testo in cui racconto l'evoluzione in particolare degli spazi industriali e del tessile biellese. E su questo testo poi ho lavorato sulle diverse riprese che ho fatto nel corso di un mese e mezzo alla fine. E poi l'ho sovrapposto in modo tale che ho registrato anche la mia voce mentre leggevo questo testo, e l'ho sovrapposto in modo tale che risultasse un video omogeneo e il più chiaro possibile. Avevo pensato di fare un qualcosa di originale, che non fosse, diciamo, un solito saggio sugli spazi del biellese, ma un qualcosa che fosse unico nel suo genere. E abbiamo pensato, anche influenzati comunque dal fatto che quest'anno il concorso era dedicato alla sezione narrativa, di creare un piccolo racconto in cui mettere a contatto gli spazi del biellese con la psicologia dei dipendenti e la loro evoluzione in questi ultimi 50 anni. Abbiamo soprattutto deciso di mettere a confronto queste due realtà perché nonostante ci sia non solamente una trentina d'anni comunque di differenza, la tecnologia ha fatto moltissimi progressi, dunque comunque i metodi e quindi il lavoro negli uffici si è evoluto ed è cambiato radicalmente. Io in particolare mi sono confrontata con mia nonna, che ha lavorato negli uffici proprio appunto dagli anni 60 agli anni 90, e dunque ha visto proprio questi cambiamenti radicali e mi ha potuto dare moltissime nozioni su strumenti e metodi di lavoro che in questi giorni di oggi non sono neanche più presi in considerazione, perché ormai totalmente superati. La nostra intenzione, insomma, era metterci un po' in gioco e devo dire l'idea è stata dei ragazzi, rivedere un grande classico della letteratura italiana in una chiave appunto un po' goliardica. Peraltro il finale, insomma, lascia ben sperare. Diciamo che è partito tutto quasi come uno scherzo, perché quando ce l'ha presentata l'anno scorso all'inizio non pensavamo di portarla a compimento tutto questo. E poi così pensandoci mi è venuto in mente che alla prof sono sempre piaciuti tutti questi richiami di quello che studiamo in classe, e quindi volevo un po' darle il contentino. Alla fine non pensavo neanche che la cosa sarebbe andata in porto, sinceramente, ecco. Per me è stato molto complicato perché non riuscivo a ricordare la parte, che sono tra l'altro due righe, però almeno ho dato del materiale per fare il backstage, che si è divertito il nostro regista a mettere in pratica, e quindi è stato un po' complicato, ma in realtà poi ci siamo divertiti molto, è stato bello. Abbiamo montato le scene riprese nella fabbrica con un video di montaggio. Subito, cioè, abbiamo trovato alcuni problemi, però alla fine è stato divertente e soddisfacente alla fine.